Ok, ciao Alberto. Buongiorno. Buongiorno, mi puoi dire la camera chi sei, da dove vieni e cosa ci fai qui a Santo Sono Domingo? Alberto Lizzeri, vengo dall'Italia, sono arrivato in questo paese nel 1987. Qua faccio mobili. In Italia lavoravo il ferro, ero capofabbrica ad una fabbrica di caldaie industriali. Sono venuto qua a installare delle caldaie, mi sono innamorato un po' del paese, un po' del clima e anche della gente, che la gente è abbastanza buona. E come hai conosciuto Fortunato? Ma Fortunato io l'ho conosciuto, sono diversi anni che lo conosco, perché lavorava in una compagnia. Che è il socio mio che abbiamo assieme questo terreno. Ok, quindi parlaci della Fondazione Mileto, ho La saputo che... Fondazione Mileto, io so che lui, ma non è che lo so, che lo scopro da adesso, io so che ancora prima di avere la fondazione, lui faceva melanzane, aveva la passione per fare tutte queste cose naturali e niente, a me. Mi piacciono tantissimo, no? È venuto a casa mia l'altro giorno, mi ha fatto una proposta. Il socio mio è d'accordo. Se l'ambiente e le cose gli vanno bene, siamo disposti a mettergli a disposizione questo terreno. Quindi voi siete proprietari di questo terreno da Sì. tanti anni? Beh, dal 98. L'abbiamo comperato nel 98. Avevamo fatto un vivaio, pensavamo di produrre caffè, però per produrre caffè, come tutte le cose, uno deve avere il tempo da dedicargli. Avevo fatto un vivaio bellissimo qua sopra, questo, quell'altro, poi il clima è cambiato. C'era un microclima differente prima, dove si produceva la pianta del caffè, cresceva meglio. Però adesso col cambiamento climatico che c'è stato è un po' basso perché per coltivare il caffè bisognerebbe andare in altura almeno 800 metri e qua siamo sui 400 metri di terreno Senti, quindi, del livello del mare, pardon. sei interessato a donare questo terreno per un progetto umanitario che è quello di Beh, sì, Fortunato. al progetto che mi ha proposto Fortunato. Quindi l'intenzione è quella di riuscire a coltivare in questo terreno. Pomodori, prodotti che ha in mente lui e produrlo qua. Per E quindi poter aiutare la popolazione. poter aiutare la popolazione e le persone che ci sono qua. Anche perché io attualmente o lo vendo quel progetto qua o se no è qua che è abbandonato. Quindi tu pensi che questo progetto possa aiutare i problemi di Santo Domingo, aiutare la povertà? Senz'altro, perché di povertà ce n'è tanta, manca lavoro, se anche non sembra questo o quell'altro, perché è un paese tropicale, basta vedere la vegetazione che ci sono e i frutti che ti danno gli alberi, non è come in altri paesi dove c'è freddo, la cosa è un po' differente. Però c'è una povertà che è enorme, in più qua siamo vicini e siamo invasi da un popolo che è Haiti, che è uno dei più poveri del mondo. Quindi la popolazione, diciamo che è in questa zona, è tahitiana È e domenicana. metà haitiana, metà domenicana, forse più haitiana che domenicana. Dove ci troviamo esattamente qua? Qua ci troviamo più o meno a 40 km da Haiti. 40 km da Haiti. Sì. Ma questo terreno, diciamo, intorno a te, altri terreni sono già usati per l'agricoltura? Sì, sono usati per piantagioni di caffè o loro. Ecco, il problema degli haitiani è che ti arrivano, ti de deforestano tutto per assemblare e danno fuoco. Difatti, Haiti l'hanno bruciata tutta: non ci sono piante, non c'è vegetazione, gli manca acqua, gli manca. Perché Perché danno fuoco a tutto? danno fuoco alle piante per produrre tuberi e.
per produrre la gautia, per produrre l'ogname e tutta quella cosa per lì. Per poter ricominciare l'agricoltura. Per ricominciare l'agricoltura, perché qua se vedete o bene o male io quello che ho cercato di mantenere è il medio ambiente, le piante, perché dalle piante, specialmente vicino alle sorgenti d'acqua, perché questa finca è circondata da due ruscelli. Okay. No, da due manantiali, da una parte e dall'altra, se cominciano a deforestare si seccano i fiumi, non hanno più acqua, e la vita, cioè è un problema che è mondiale quello dell'acqua. Quello, Senti, qui chiaramente non hanno acqua potabile, però tu hai fatto una canalizzazione per avere... No, io l'ho preso su una montagna alta lì, quasi un chilometro di distanza, ho messo un tubo da 2 pollici che è 60 centimetri, che porto giù l'acqua, avevo portato giù l'acqua per irrigare. E quindi questo qui sarebbe uno dei motivi che tu avessi già l'acqua per poter irrigare, sì, il terreno e creare questa produzione. Sì, è un'acqua che loro lo bevono, chiaramente non è un'acqua inquinata, però è un'acqua che è un po' calcarea, bisognerebbe depurarla. Però quello il meno, insomma, filtrare l'acqua non è un problema. È acqua che non è inquinata, è purissima, è una sorgente, insomma. Quindi in generale questa visione del progetto Mileto, che cosa ne pensi? Ma io... Creare le conserve, creare questi prodotti alimentari? Mi sembra una cosa eccezionale, oltretutto perché sono tutti prodotti naturali che fanno solo del bene specialmente per la gente che soffre di cuore, per le diete, questo, quell'altro, per la dieta, anche perché nel mondo, lo sappiamo, questo qua è un paese dove la gente consuma molti zuccheri, no? E c'è l'80% delle persone alla diabete, ha problemi di colesterolo, problemi di queste cose. Fare prodotti naturali fa bene un po' a tutta la popolazione qua, il popolo domenicano consuma molto zucchero e c'è un problema di diabete che è enorme, adesso non so in che percentuale, però tu lo vedi dalla gente che è grassa, questo, quell'altro, perché ha un'alimentazione che non è normale. Alimentazione sbagliata. Ha un'alimentazione sbagliata, bisogna educarli a alimentarsi differentemente, perché se noi andiamo a indagare, qua ci sono istituti per la diabete che è una cosa dell'altro mondo, insomma. A parte che è mondiale. Sì, però come problema di Santo Domingo questo è un problema importante. È un problema molto importante. C'è tantissima gente che soffre di diabete, che è una cosa enorme. Ma un'ultima domanda. Tu come anche pensi... perché bevono molta, molta birra, la cerveza, il rum che viene dalla canna da zucchero, i dolci che diventano matto per i dolci, che sono molto... zuccherati. Un'ultima domanda, come pensi il popolo, diciamo, qui intorno, parlando di questa zona intorno al paraiso, e possano prendere questa possibilità di lavorare? Pensi che possano essere interessati? Ma la gente qua sono abbastanza lavoratori, non so se mi spiego, è che bisogna educarli e cambiargli la cultura, non so, la mentalità. Perché loro sono abituati a lavorare per mangiare a mezzogiorno e per mangiare la sera, che uno gli dia i 100 peso, i 200 peso per mangiare. A metterli in un concetto come quello che vuol fare Fortunato, bisogna dedicargli tempo, c'è bisogno di una professione umanitaria che li aiuti a capire com'è il progetto. Quindi ad oggi loro i soldi come li guadagnano? Soltanto... Ma li guadagnano a lavorare alla giornata, mi sembra che un operaio guadagna 200 peso al giorno. 200 peso al giorno cosa sono? Sono 4 dollari. Sono 4 dollari al giorno. È un po' difficile, insomma. Sono anche lavori molto duri rispetto a quello di Fortunato. Beh sì. Sono lavori abbastanza duri, beh, loro cos'è? Devono pulire il caffè, raccogliere il caffè, dico qua,
pulire, lavorano tutto col macete, lavorano tutto a mano e via dicendo. Penso che sia più comodo mettersi a fare dei pomodori, a fare dei pelati, a fare delle cose alimentari, che poi sono convinto, da quello che mi ha spiegato Fortunato, che vanno a guadagnare molto di più, che in più gli dà un valore alla loro esistenza. Ti ringrazio e welcome, benvenuto a bordo. Grazie.